Ciao a tutti, il tutorial che vi voglio presentare oggi è come realizzare questi cuoricini. Mi piaceva molto l'idea del puzzle. Come vedete sono quattro pezzi di colore diverso e la forma è quella del cuore, dunque è molto carino. Me l'ha chiesto una ragazza che mi segue di poterglielo tradurre nel mentre mi è piaciuto talmente tanto che ho realizzato anche il tutorial. L'importanza di questo tutorial non è tanto realizzare il cuoricino, quanto fare i cambi colore utilizzando questi quattro colori e portandosi dietro il filo e tutte queste cose qua. Dunque, questa è la reale difficoltà di questo tutorial. Del resto, se uno volesse seguire lo schema del cuoricino, il cuoricino di per sé è molto facile. L'idea di come utilizzare questo cuoricino vedete un pochino voi, come portachiavi, come segnaposti e via dicendo. Intanto io vi ho messo qua l'uncinetto per farvi vedere più o meno la grandezza. Ho utilizzato un cotone numero 3 e un uncinetto numero 2,5, sempre quel cotone molto morbido, questo può essere anche utilizzato per dei bambini perché non ha niente di pericoloso. Se uno utilizza un cotone un pochettino più piccolino e anche un uncinetto un pochino più piccolino, come portachiavi è molto carino, oppure da appendere alla borsa, come bomboniera, fatto con dei colori tipo tonalità di rosa oppure di azzurro. Partiamo subito e iniziamo proprio a fare la parte, queste due parti, una in azzurro e una in bianco. Iniziamo a fare la capochietta del cuore, ne facciamo due pezzi uguali. Iniziamo il lavoro, facciamo l'anello magico, oppure come faccio di solito io le due catenelle. Nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, vado a lavorare 6 maglie basse. Seconda riga, vado a lavorare 6 aumenti, dunque vado a lavorare in ogni maglia che mi trovo, ne abbiamo 6, ne vado a lavorare 2. E questo è l'aumento, dunque nella prossima andrò a lavorare nello stesso punto 2 maglie basse. Lo facciamo per 6 volte, in totale dobbiamo avere 12 punti. Terza riga, andiamo a lavorare questa sequenza di una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Una maglia bassa, un aumento, questo è stato fatto la prima volta, lo ripetiamo per 6 volte, una maglia bassa e un aumento. Ripetiamo per tutta la riga, in totale dobbiamo avere 18 punti. Riga numero 4, lavoreremo 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. 2, un aumento. Ripetiamo. 1, 2 e un aumento. Dunque facciamo così tutta la riga, oppure per 6 volte, è uguale. Riga numero 5. Faremo questa sequenza, ripeteremo questa sequenza di 3 maglie basse e un aumento. Mettiamo il nostro segnaponti, 2, 3 e un aumento. La ripetiamo per 6 volte oppure per tutto il giro. In totale dobbiamo avere 30 punti. Ora possiamo fare due righe, la riga numero 6 e la riga numero 7 di 30 maglie basse, dunque una maglia bassa in ogni maglia bassa. Questo io l'ho finito, è del primo pezzettino, ne dobbiamo fare un altro uguale, di un colore diverso. E io l'ho fatto bianco, poi dopo lo girate, questa diciamo è la parte alta del cuoricino. E ora dovremo andare a lavorare la riga numero 8 dove andremo ad unire i due pezzi. In questo caso io parto con il bianco e vado a lavorare sul bianco
30 maglie basse. Arrivati a questo punto, io ho finito di lavorare la trentesima maglia. Allora, questo lo lasciamo, l'ultima maglia non la chiudo e vado a proseguire. Vedete, chiudo con il pezzettino in verde, chiudo il punto, tirate il bianco, poi vado a lavorare sull'azzurro, vado a lavorare 30 maglie basse. Una, due, per ora il colore bianco lo lascio qua perché lo vengo a prendere dopo, dunque non me lo porto dietro per ora. Facciamo 1, 2, 30 maglie basse. Ho finito le mie 30 maglie in questo modo. E noi adesso dobbiamo andare a lavorare la riga numero 9 proprio su questa maglia che abbiamo segnato. Utilizziamo il bianco. Allora cosa faccio? Chiudo l'ultimo punto con il bianco. Allora questo io faccio così ogni cambio colore. Dunque, se mi dimentico di dirvelo, ve lo ricordate voi, l'ultimo punto per cambiare colore lo chiudo con il colore nuovo che userò. Andrò a lavorare il primo punto del nono giro proprio qua e andremo a lavorare 8 maglie basse e una diminuzione per 3 volte con il colore bianco. Dunque, questo faccio il punto. Qui bisogna stare molto attenti proprio nel cambio colore perché la difficoltà di questo cuoricino sono proprio i colori che vengono cambiati. Allora, abbiamo detto questa è la prima maglia bassa, ne dobbiamo fare 8 in totale, dunque una l'abbiamo fatta, 2, 3. Lascio ancora dietro, visto che è poco, lascio ancora dietro il colore azzurro perché vedete, dopo lo vado a prendere di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E una diminuzione. La diminuzione si prende il punto, la parte del punto, non tutto per intero come solito, ma solo la parte davanti del primo punto, la parte davanti dell'altro punto e chiudiamo facendo una maglia bassa. Dunque ripetiamo questa sequenza per altre due volte. 8 maglie basse per altre due volte. Le 8 maglie basse una diminuzione. Sono arrivata sull'ultimo punto e ho lavorato la diminuzione. E lo vado a chiudere con il colore azzurro. Poi dopo tirate il filo perché si lascia un pochettino. Bene, proseguiamo con l'azzurro e faremo la stessa sequenza di 8 maglie basse e una diminuzione. Dunque proseguite pure e lo fate per 3 volte anche con il colore azzurro. In questa riga dobbiamo trovarci alla fine con le diminuzioni che abbiamo fatto con 27 maglie basse in bianco e 27 maglie basse in azzurro. Ora andremo a lavorare la riga numero 10 e lavoreremo una maglia bassa in ogni maglia bassa. Dunque lavoreremo 27 maglie basse in bianco, poi proseguiamo e lavoriamo le 27 maglie in azzurro e ci troviamo qui dopo. Allora, dovete sempre fare bene attenzione a prendere su tutti i punti. Vi dico giusto quanti punti ci sono proprio perché vi dovete trovare alla fine con i punti giusti, altrimenti dovete disfare e rifare. Allora, siamo arrivati a questo punto e andremo a lavorare la riga numero 11. Innanzitutto, la riga numero 11 faremo un punto in azzurro, dunque una maglia in azzurro
non la chiudo, vado a prendere il bianco e chiudo con il bianco. Questa sarà la mia prima maglia del giro numero 11, dunque metto il segno. Ora lavoreremo 4 maglie basse. L'azzurro possiamo ancora lasciarlo indietro, no? E andiamo a lavorare 4 maglie basse. Non lo chiudo, andrò a prendere nel mio caso l'altro colore, in questo caso l'arancio per me, e lo chiudo con l'arancio. E poi andrò a lavorare 2 maglie basse e una diminuzione in arancio e mi porto il filo bianco dietro. Allora abbiamo detto 2 maglie basse e 2. Vedete il filo bianco? In questi casi qua bisogna portarlo dietro. Ho notato che bisogna cercare di tenerlo in teoria proprio sul dietro del filo, perché oppure ecco giusto sopra, ma è sempre preferibilmente tenerlo sul dietro, perché altrimenti si vede sulla lavorazione. A me non piace tanto. Per fare queste 3 maglie basse, diciamo, adesso facciamo una diminuzione, abbiamo detto 2 maglie basse e una diminuzione in arancione. Il punto non lo chiudo e prendo il filato bianco e lo chiudo con il bianco. Filato arancione me lo porto un pochino dietro, stando attenta a non far vedere troppo i punti sul davanti. Intanto andrò a realizzare 7 maglie basse. Io faccio che alcune maglie basse non lo prendo, lavoro normalmente tipo 1, 2 e 3. Ecco, ad esempio questa posso tirarmi dietro il filato arancione, ecco, in questo modo qua, perché così, ecco, vedete, all'interno non lo prendo su tutti i punti, perché non è importante, però così mi segue, possiamo riempire senza che ci dia fastidio il filato, e sul davanti si vede il meno possibile. Vedete che già qui si vede sul bianco, dunque io preferisco farne il meno possibile. Questa è una tecnica che vedete voi come più vi piace. Ad esempio, ecco, vedete, se no io lo tiro già giù si vede un pochettino meno, però cercate di, ecco, di tirarlo dietro, perché non ha senso tagliare il filo ogni volta, a mio avviso. Di conseguenza ce lo portiamo dietro. Allora proseguiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, facciamo una diminuzione e poi lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2. Non la chiudo, ma la chiuderò con il filato arancione. Vedete, in questo modo lo tenete morbido, così non dà fastidio e rimane lì. Con il filato arancione lavoreremo 3 maglie basse. Una, due e tre. Non chiudo, ma riprendo di nuovo il filato bianco e chiudo con il bianco. E vado a lavorare 2 maglie basse, 1, 2, una diminuzione e una maglia bassa. Ora con il filato azzurro lavorerò
Il bianco lo lascio indietro perché così attraversa, vedete, il pezzettino qua in mezzo. Chiudo con l'azzurro e vado a lavorare 6 maglie basse. Una diminuzione. Poi lavoreremo questa sequenza per due volte, 7 maglie basse e una diminuzione. E una diminuzione. Facciamo la prima volta e la ripetiamo. In totale così dobbiamo avere 48 punti. Con l'azzurro andiamo a lavorare il primo punto ancora della riga successiva, della riga numero 12, e mettiamo la nostra spina. Non chiudiamo il punto, lo chiudiamo con il bianco. E andiamo a lavorare 4 maglie basse. L'ultimo punto non lo chiudiamo, vedete, sulle 3 maglie arancioni che abbiamo fatto nel giro precedente dobbiamo lavorare altre 3 maglie, di conseguenza dobbiamo lavorare sempre con l'arancione, dunque vi deve combaciare il tutto. Prendiamo il filato arancione, in questo caso passando da questo lato a qua, io lo lascio molto ma molto morbido. Ecco, in questa situazione qua, noi in teoria dovevamo portarcelo dietro lungo tutta la lavorazione, ma a me non piace molto. Dunque, voi usate la tecnica che più vi piace. Io lo tengo molto morbido, vado a lavorare 3 maglie basse. Proprio in arancione. 1 2 e 3 sono proprio in corrispondenza delle 3 maglie basse sottostanti. Lasciamo il filato arancio, prendiamo il bianco e chiudiamo con il bianco e andremo a lavorare 10 maglie basse. Ogni tanto ci portiamo dietro, come abbiamo fatto nel giro precedente, il filo arancione. Non sempre, io lo porto dietro ogni tanto. Dunque, 1, 2. Prendiamo l'arancione, chiudiamo con il filato arancione. E facciamo 3 maglie basse. Chiudiamo con il filato bianco e lavoreremo 4 maglie basse. Prendiamo il filato azzurro e andiamo a lavorare le ultime 23 maglie basse con il filato azzurro. Dunque le contate, finite la riga facendo le 23 maglie basse con l'azzurro, in totale in questa riga abbiamo 48 punti. Riga numero 13, facciamo una maglia bassa sempre proseguendo con l'azzurro, poi prendiamo il bianco, chiudiamo il lavoro, mettiamo la nostra spilla e andiamo a lavorare 4 maglie basse in bianco. 1 e 4. Questa non la chiudiamo, prendiamo l'arancio e andiamo a lavorare, chiudiamo
il punto, andiamo a lavorare una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa. Prendiamo di nuovo il bianco e facciamo, chiudiamo il punto, lavoriamo 5 maglie basse, una diminuzione, due maglie basse. Non chiudo, lo chiudo con l'arancio e lavorerò 3 maglie basse. Chiudo con il bianco una maglia bassa in bianco, una diminuzione, e 2 maglie basse. Con l'azzurro vado a lavorare. Allora, 4 maglie basse. 1, 4, una diminuzione, poi per 2 volte lavoriamo questa sequenza di 6 maglie basse e una diminuzione. E una diminuzione, abbiamo detto, e di nuovo 6 maglie basse e una diminuzione. Totale, alla fine della riga dobbiamo avere 42 punti. Riga numero 14. Proseguiamo con l'azzurro a fare 2 maglie basse. Allora facciamo la prima, 2 maglie basse. Chiudiamo con l'arancio. Con l'arancio facciamo 20 maglie basse. E 20 maglie basse. Ora andiamo a prendere un ulteriore colore, in questo caso io prenderò il giallo e lavorerò 4 maglie basse in giallo. Tre maglie basse in azzurro. Chiudo con l'azzurro e lavorerò 3 maglie basse. Allora, intanto possiamo tagliare il filo bianco perché non ci serve più. Dunque tagliamo il filo bianco e lo blocchiamo, l'ultimo punto dell'azzurro non lo completiamo, lo completiamo con il giallo. E andiamo a lavorare in giallo 8 maglie basse. Portiamoci dietro il filato azzurro, 2, 8. Non chiudiamo, prendiamo l'azzurro, chiudiamo con l'azzurro e lavoriamo 3 maglie basse in azzurro. Non la chiudiamo l'ultima, ma la chiuderemo con il giallo e lavoreremo le ultime 2 maglie basse. In totale dobbiamo avere 42 punti. 1,
tutti e due. Io li ho iniziati a riempire. Bene, ora lavoriamo la quindicesima riga e andiamo a fare 2 maglie basse in giallo. Questa non la chiudiamo, prendiamo l'arancio e chiudiamo con l'arancio e con l'arancione andiamo a lavorare 3 maglie basse. Una diminuzione. Poi lavoriamo questa sequenza per 2 volte di 5 maglie basse e una diminuzione. E una diminuzione la prima volta. Cinque e una diminuzione la seconda volta. Finiamo con l'arancione lavorando anche quest'altro punto basso. Non chiudiamo, ma prendiamo il giallo. Chiudiamo con il giallo e andiamo a lavorare 4 maglie basse. Non chiudiamo, prendiamo l'azzurro, chiudiamo con l'azzurro e in azzurro andiamo a lavorare una diminuzione. Due maglie basse. Non chiudiamo il lavoro, ma prendiamo di nuovo il giallo, chiudiamo con il giallo e lavoreremo 3 maglie basse, una diminuzione e 2 maglie basse. L'ultimo punto non lo chiudiamo, prendiamo di nuovo l'azzurro e chiudiamo con l'azzurro. Facciamo le 3 maglie basse, vedete, sulle 3 maglie basse sottostanti non chiudiamo, ma andiamo a lavorare l'ultimo punto con il giallo. Dunque chiudiamo prima con il giallo, poi lavoreremo l'ultimo punto e faremo una diminuzione in giallo. Riga numero 16. Con il giallo lavoriamo 2 maglie basse. Non chiudiamo, prendiamo l'arancio. Chiudiamo con l'arancio e andremo a lavorare 18 maglie basse. Non lo chiudo, prendo il filato giallo, chiudo con il giallo e faccio 4 maglie basse. Prendo il filato azzurro, chiudo il punto e lavoro 3 maglie basse. Chiudo con il giallo. Lavoriamo 6 maglie basse.
Allora chiudiamo i 6 punti in giallo, i 6 punti in giallo, li chiudiamo con l'azzurro, poi andremo a lavorare le ultime 3 maglie in azzurro e dopo possiamo tagliare il filo azzurro perché non ci serve più. Dunque facciamo gli ultimi 3 punti, 1, 2 e 3. Chiudiamo con il giallo e lavoriamo l'ultima maglia in giallo, l'ultima maglia bassa proprio con il giallo. Così adesso sono rimasti solo i due colori, l'arancione e il giallo. E lavoriamo la riga numero 17 e facciamo 3 maglie basse in giallo. Dunque la prima, blocco il filo verde perché così non lo perdiamo. Ecco, adesso prendiamo invece l'arancio chiudiamo con l'arancio e lavoreremo una maglia bassa. Una maglia bassa, abbiamo detto, una diminuzione, quattro maglie basse, una diminuzione. Ripetiamo 4 maglie basse e una diminuzione. E ora facciamo 2 maglie basse. Nulla, chiudiamo, prendiamo il giallo, chiudiamo con il giallo e lavoriamo 2 maglie basse. Una diminuzione, 4 maglie basse, una diminuzione, 4 maglie basse. Una diminuzione, totale così alla fine della riga dobbiamo avere 30 punti. Riga numero 18. Faremo 6 maglie basse in giallo. Maglie basse in arancio, 16 maglie basse in giallo. Alla fine della riga dobbiamo avere sempre i 30 punti. Riga 19, in giallo facciamo 3 maglie basse. Dopo le 3 maglie basse facciamo una diminuzione e una maglia bassa. Chiudiamo con l'arancione, 2 maglie basse. Una diminuzione, 3 maglie basse. Una diminuzione. Prendiamo il giallo, chiudiamo.
Faremo questa sequenza per 3 volte, di 3 maglie basse e una diminuzione. Questa è una. Uno. Due. Tre. E una diminuzione. Uno, due e tre e una diminuzione. In totale, alla fine della riga, dobbiamo avere 24 punti. Riga numero 20, lavoreremo 5 maglie basse in giallo. Chiudiamo con l'arancio. 7 in arancione. 'Prendiamo il giallo, chiudiamo il giallo e andiamo a lavorare gli ultimi 12 punti con il giallo. In totale dobbiamo avere 24 punti. Ho finito e ho fatto i 12 punti in giallo. Riga numero 21, iniziamo proprio con il giallo, andiamo a lavorare 2 maglie basse, non lo chiudiamo, andiamo a prendere l'arancione, chiudiamo con l'arancione, facciamo una diminuzione. Ripetiamo questa sequenza per 3 volte, di 2 maglie basse e una diminuzione. Non chiudiamo il punto, prendiamo il giallo. Ora lavoriamo 2 maglie basse. Una diminuzione. Di nuovo 2 maglie basse e una diminuzione. In totale dobbiamo avere 18 punti. Ora conviene riempirlo, proseguite e riempitelo bene. Ora lavoriamo la riga numero 22, la riga numero 22 formata da 18 punti. Facciamo 2 punti in giallo. Allora, il primo l'ho fatto, che ho messo il marcapunti, e poi dopo ne facciamo un altro. Poi prendiamo l'arancione, faremo 10 punti in 10 maglie basse con l'arancione. Chiudiamo con l'arancione e finiamo le 6 maglie basse rimaste con il giallo. E così abbiamo proprio 18 punti. Riga numero 23. Faremo una maglia bassa e una diminuzione in giallo. Non chiudiamo, chiudiamo con l'arancione. E in arancione andiamo a lavorare una maglia bassa e una diminuzione per 3 volte. Chiudiamo con il giallo e andiamo a lavorare gli ultimi punti, una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione in giallo. In totale in questa riga abbiamo 12 punti. Adesso faccio molta fatica a lavorare e a farvi vedere a modo, però i punti sono questi che vi sto dicendo.
Ora lavoriamo la riga numero 24 che deve essere formata anche lei da 12 punti. Facciamo 2 punti in giallo, cioè 2 maglie basse in giallo. Sette maglie basse in arancio, e gli ultimi 3 punti finali li fate in giallo. Poi riempite bene la puntina. Ora chiudiamo e facciamo l'ultima riga facendo una diminuzione in giallo, 4 diminuzioni in arancio e una diminuzione in giallo, così chiudiamo proprio il buchino. Questo è il risultato del tutorial finito. Vi ho fatto vedere sia da un lato che la parte dietro, ne ho fatti due apposta per farvi vedere più o meno come viene sia da un lato che dall'altro. La difficoltà, avete visto, di questo tutorial, come vi ho detto all'inizio, è stata proprio nei cambi colore, però fatto con calma e con tranquillità vedrete che vi verrà bene. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata, continuate a seguirmi, iscrivetevi al mio canale YouTube perché ci saranno tanti altri tutorial, se avete delle richieste mi potete mandare un messaggio su Messenger, su Facebook, e poi potete trovare lo schema scritto sul mio sito verdesmeraldo.it, e volendo i miei lavori sono raggruppati su Instagram. E mentre raggruppo tutti gli schemi che mi piacciono su Pinterest, dunque mi trovate un pochettino su tutti i social. Con questo vi saluto ancora e vi auguro una buona giornata.